Allora, buongiorno a tutti coloro che seguono l'Urgenza. Siamo qui oggi con Raffaella Cascello di App. Ciao Raffaella. Grazie Buongiorno, ciao Matteo e grazie per l'invito. a te per esserti aggiunta. Adesso, oggi parliamo con Raffaella del movimento e gruppo di cui lei è parte. Prima di tutto ti chiederei se hai voglia di farci una panoramica di come sei entrata nel mondo della militanza, come ti sei... come hai iniziato ad appassionarti a queste tematiche e a fare questo genere di attività? Sì, allora, va bene, intanto io mi presento, mi chiamo Raffaella, ho 32 anni e sono un'insegnante. Mi fai una domanda che mi riporta un po' indietro nel tempo, nel senso che quando ho cominciato a fare militanza politica, ho cominciato quando ero un adolescente, quando frequentavo le scuole superiori e grazie all'Unione degli Studenti, che è un'associazione che ancora esiste e che all'epoca nel mio territorio, io vengo da un territorio che è un agro, diciamo, una parte geografica della provincia di Salerno che si chiama Agro Nocerino Sarnese, e nel nostro territorio appunto avevamo alcuni presidi di questa associazione, di questa organizzazione studentesca. E ho cominciato a fare politica nella mia scuola, dico sempre perché mancava la carta igienica, perché non c'erano i banchi per far sedere tutti quanti, perché era una scuola di provincia e lottavamo per i diritti delle studentesse e degli studenti. Erano gli anni della riforma Moratti e quindi del processo di privatizzazione e aziendalizzazione della scuola pubblica. E da lì ho cominciato a fare politica. Poi ecco, da quel momento a tempi alterni, anche provando a conciliare con la vita quotidiana, quella di tutti noi, ho continuato a militare in alcune altre realtà. Ecco, però, se dovessi dirti appunto quando ho cominciato, la posizionerei esattamente lì, insieme ai ragazzi e alle ragazze che frequentavano il liceo che ho frequentato anche io. E poi, dopo l'Unione degli Studenti, abbiamo fatto tante altre cose, ho fatto tante altre cose, soprattutto negli anni più recenti, anche un'esperienza di politica, e fino a che in realtà ero arrivata anche a una sorta di delusione nei confronti della politica, no? Di disgusto anche nei confronti di alcune strutture della politica. E quindi durante la pandemia abbiamo deciso di mettere su, di fare un'impresa folle, di mettere su un'organizzazione. Questa organizzazione si chiama App sulla testa. E lì abbiamo cominciato, come dire, a raccontare come vorremmo che fosse il mondo in cui viviamo. E da questo punto di vista abbiamo buttato giù un manifesto, c'è cioè un manifesto che è possibile leggere su attiviamoci.org, che è il nostro sito, dove ci sono non buoni propositi, come ci piace dire, ma un po' il nostro piano di battaglia, perché sempre come diciamo nel manifesto, non è che auspichiamo il cambiamento, vogliamo proprio determinarlo. E la pandemia è stato un momento in cui molto si è discusso anche rispetto al mondo che ci saremmo trovati dopo, no? Molto spesso si è detto che il mondo che sarebbe venuto dopo la pandemia sarebbe stato migliore. Sembrano lontanissimi i giorni degli arcobaleni sui balconi, delle persone affacciate che auspicavano un mondo migliore, o in cui si narrava delle riduzioni, per esempio, di emissioni di sostanze tossiche per l'ambiente. Invece, in realtà, è appena un anno fa, e anche vedendo come sta andando, probabilmente non ne siamo usciti proprio così migliori, ecco. E questi buoni propositi che avevano accompagnato quella fase così complicata e soprattutto inaspettata rischiano tremendamente di essere traditi. Un po' l'idea noi ce l'eravamo fatta su questa e avevamo già chiaro quali fossero prima della pandemia le diseguaglianze che attanagliavano il paese, e queste sono le stesse che ancora oggi attanagliano la maggioranza delle persone, la vita vera vissuta di tanti lavoratori e lavoratrici, ma anche non occupati e disoccupati, o anche di lavoratori poveri e lavoratrici povere che ogni giorno provano sulla propria pelle le condizioni di vita precarie a cui siamo sottoposti e che non ci consentono di immaginare un futuro degno, libero e dignitoso per noi e per chi vorremmo e per i nostri cari, ecco.
Ecco, siamo già entrati abbastanza nell'argomento, quindi se vuoi continuare a parlarci un po' di questo manifesto e di quali sono le attività che fate come associazione, se poi avete un'articolazione in varie città, diversi gruppi e che forma di organizzazione avete dal punto di vista proprio organizzativo. Sì, allora io continuo a dirti allora qualcosa intorno ad App, lo dicevo prima. Noi abbiamo appunto raccolto la sfida di provare a costruire un'organizzazione in una fase in cui era impossibile vedersi in presenza. E per la politica, per chiunque voglia fare attività di questa natura, non c'è possibilità di farlo senza un processo di natura collettivo. Tolto lo spazio fisico, così come è stato nei primi mesi di lockdown, c'è rimasto solo lo spazio virtuale. E quindi ti dico subito un po' noi come siamo organizzati per farti anche avere un po' l'idea. App è un'associazione che ha iscritti e iscritte che stanno in tutta Italia, quindi abbiamo dei nuclei più consistenti in diverse città italiane, penso a Roma, a Padova, a Torino, a Bologna e a Milano. E poi abbiamo tante, per esempio, tante e tanti iscritti a livello regionale, per esempio in Campania, che è la mia regione di provenienza, o anche in Puglia, un piccolo nucleo anche in Sicilia, e fino anche in Sardegna qualcuno. E quindi abbiamo, come dire, un radicamento oggi che è in via crescente, però che si dispone in maniera abbastanza omogenea su tutta la penisola. La nostra articolazione interna è fondamentalmente basata sull'organizzazione delle attività divise per gruppi di lavoro e quindi App è organizzata al proprio interno con alcuni segmenti specifici. Ci sono dei gruppi che si occupano di lavoro e diritti, c'è un gruppo che si occupa di ecologia, c'è un gruppo che si occupa di mutualismo, c'è un gruppo che si occupa di città e di gestione appunto proprio di lavoro che fanno consiglieri comunali, amministratori all'interno delle città. C'è un gruppo che si occupa di conoscenza, sia dal punto di vista della scuola, sia dal punto di vista dell'università e della ricerca. E poi abbiamo una cosetta che si chiama gruppo di cura, che è uno strumento tramite cui noi, appunto, nella prima fase di pandemia, che come ti dicevo è stata molto complicata, ci è servito molto per tenere il contatto con i nostri iscritti e le nostre iscritte, molti dei quali non abbiamo ancora conosciuto di persona, perché non abbiamo avuto ancora la possibilità di fare delle riunioni in presenza se non a livello territoriale. E noi avremo un'occasione di confronto per la prima volta il 20 e 21 novembre con l'Assemblea Nazionale prevista a Roma, quindi tra pochissimi giorni, in cui per l'appunto per molte e molti sarà la prima occasione per incontrarsi dal vivo e discutere. Nel frattempo però ci siamo messi al lavoro e grazie, diciamo, alla caparbietà e anche, come dire, alla tenacia del gruppo legato al lavoro e al coordinamento nazionale, al coordinamento nazionale di App, che è un po' l'organismo che è libero, aperto, in cui partecipano i volontari e le volontarie che hanno un po' più di tempo a disposizione, perché nessuno di noi fa politica per professione, quindi è tutto tempo dedicato in maniera molto, molto libera alla politica. E abbiamo costruito la nostra prima campagna, ed è una campagna sul salario minimo e il reddito di cittadinanza. Si chiama sotto 10 sfruttamento. Sotto 10 fa riferimento ai 10 euro orari, cioè 10 euro all'ora che noi vorremmo che venissero retribuiti ai lavoratori e alle lavoratrici del nostro paese, a prescindere dalle condizioni contrattuali in cui versano. È un esito in realtà questa campagna, perché all'inizio avevamo cominciato a discutere tra noi di alcune questioni relativamente alle trasformazioni del mercato, delle modalità di lavoro.
L'emergere, cioè, del fenomeno dello smart working e il passaggio forzato anche, come dire, a questa nuova modalità che in una prima fase ha sconvolto un po' tutti, ha subito però fatto emergere contemporaneamente anche delle nuove dinamiche di sfruttamento per i lavoratori e le lavoratrici, e quindi abbiamo cominciato a discutere di diritto alla disconnessione, di quali fossero le emergenze che i lavoratori e le lavoratrici stavano affrontando in quel momento. Ed è il motivo per cui abbiamo proprio la primissima cosa che ha fatto App è stato lanciare un'inchiesta militante, quindi senza una dimensione che potesse ambire ad essere in qualche modo statistica o avere un impatto di natura sindacale, perché non siamo un sindacato, ma appunto avere un'idea più politica rispetto alla quale far emergere quali fossero le condizioni nelle quali versavano tanti lavoratori e tante lavoratrici. E sono venute fuori cose interessanti perché quella che veniva raccontata come un'occasione per avere del tempo liberato, molto spesso invece nascondeva il fatto che a fare smart working fossero due persone nella stessa casa di 60 metri quadri, che magari contemporaneamente avevano anche i bimbi in DAD e che non avevano a disposizione i device digitali necessari per garantire la connessione, che spesso stare davanti al computer senza una sedia che fosse adeguata e quindi ergonomica aveva fatto emergere alcuni problemi legati anche alla salute, per esempio, gli imprenditori o anche come i cosiddetti titolari d'azienda stavano risparmiando tanto anche sul piano del costo della luce o anche appunto dell'abbonamento a internet e tutta una serie di altre cose. E quindi questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto. Poi, piano piano, anche frutto della discussione e dell'elaborazione di questi mesi, siamo arrivati a dirci: ma scusate, perché non ragioniamo di una cosa che in fondo negli altri paesi è una misura di civiltà e che invece nel nostro paese rischia di essere sempre osteggiata da più parti, ovvero fissare appunto il salario minimo e quindi la retribuzione oraria a 10 euro all'ora. E da lì è nata appunto questa campagna, che è la campagna che stiamo portando avanti ed è una campagna che abbiamo lanciato il 10 di ottobre e il 10 novembre abbiamo fatto i primi banchetti in tutta Italia, siamo andati in giro con delle banconote, su queste banconote c'è scritto sotto 10 sfruttamento e dietro in breve quello che noi vorremmo in qualche modo venisse approvato. Questa prima fase di campagna si caratterizza per essere una prima fase in cui noi intendiamo sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto a questa questione, cioè noi vorremmo che diventasse un tema del dibattito pubblico e che a porlo fossimo soprattutto quelli e quelle che ogni giorno hanno appunto questa frustrazione. E spesso ci è capitato, anche andando in giro per le nostre città, che le persone non fossero consapevoli del fatto che in realtà venissero retribuite meno di 10 euro all'ora. Qualcuno ci ha proprio detto: ma perché, chi è che viene pagato 10 euro all'ora? Poi si è fatto i conti e si è accorto che, per esempio, lei che stava proprio facendosi questa domanda era retribuita meno di 10 euro all'ora. Fantastico, proprio coscientizzazione Esatto, in linea quindi diretta. infatti è stato divertente perché in qualche modo ci ha fatto anche rendere conto del fatto che su queste questioni, che sono poi le questioni che riguardano le condizioni di vita materiale delle persone, in fondo basterebbe provare a costruire appunto consapevolezza, costruire coscienza. Una volta si sarebbe detto, come dire, di classe, ora che la classe non c'è più, almeno in maniera trasversale tra tutte e tutti quelli che vivono le stesse condizioni lavorative. Beh, qualcuno dice non c'è più, secondo altri invece ci sono forme diverse, no? Giusto? Sì, io lo dicevo come una Certo, battuta, nel certo. senso che mi sembra che di fronte a noi sia abbastanza palese una lotta di classe. Il problema è che non la stiamo conducendo noi, la sta conducendo qualcun altro, cioè la classe padronale e i loro alleati. Non so come dire, che in questo momento sembrano avere la meglio su di noi chi? Quelli che stanno nel basso e che vivono appunto condizioni anche
anche di povertà. Anche qua potrei e dovrei aprire una gigantesca parentesi. Molto spesso noi siamo abituati a pensare la povertà come una cosa che riguarda solo ed esclusivamente chi non ha una casa o chi vive davvero in condizioni di grandissima povertà. Invece la povertà riguarda anche tante e tanti lavoratori poveri. E tra l'altro noi siamo in un paese dove 5 milioni di lavoratrici e lavoratori guadagnano meno di 10.000 euro all'anno e quindi pur lavorando si trovano sotto la soglia di povertà. E quindi ecco, il lavoro povero è una piaga da questo punto di vista che riguarda tutto il paese. Quindi questo per dire che cosa? Che lavorare in condizioni precarie, senza adeguati ammortizzatori sociali, senza, come dire, da un lato avere la possibilità di avere salari dignitosi, comporta per l'appunto uno stile di vita indegno e quindi siamo di fronte ad un ricatto. Molte e molti di noi sono vittime di un ricatto e vittima di questo ricatto spesso è la maggioranza del paese. Ed è il motivo per cui leghiamo la campagna sul salario anche alla questione del reddito, no? Quello che il nostro Matteo Renzi ha definito di recente come reddito di criminalità, però lui invece i soldi dai criminali li può prendere. E contemporaneamente, appunto per questo motivo, secondo noi è importante, da un lato, garantire la possibilità di far entrare nel dibattito pubblico il tema del salario minimo, ma contemporaneamente difendere quel poco che si è riuscito a conquistare negli ultimi anni, che senza dubbio per noi è insufficiente, relativamente al reddito di cittadinanza, perché appunto il reddito di cittadinanza vuol dire evitare continuamente quel ricatto di cui parlavo prima. Noi abbiamo assistito ad una stagione, l'ultima, l'estate, abbastanza piena di esternazioni relative al reddito, per esempio, no? Molto spesso si è detto che la responsabilità sarebbe di chi non vuole andare a lavorare perché è pigro, di chi preferisce restare a dormire sul divano anziché andare a lavorare. Invece, al contrario, i dati INPS ci dimostrano che, per esempio, sui contratti stagionali che sono stati attivati nell'estate del 2021, c'è, diciamo, proprio un'evidenza che si tratta di una cifra superiore rispetto a quando non c'era il reddito di cittadinanza. Cioè, quindi, ci raccontano delle fesserie, delle cose non vere. E tra l'altro aggiungerei anche una cosa, che proprio perché abbiamo attraversato la fase della pandemia, il reddito è stato lo strumento tramite cui molti e molte hanno attutito le conseguenze di una povertà che è diventata ancora maggiore in quella fase. E tra l'altro aggiungo che quando sei meridionale, che diciamo sono quelli che sono stati più messi sotto attacco i meridionali, no? Di questa critica feroce che è stata posta anche rispetto, per esempio, alla recente inchiesta che poi riguarda una minoranza di lavoratori e lavoratrici, è difficile che ti paghino in maniera degna, ancora di più che nel resto del paese. E soprattutto, tra l'altro, anche qui un'altra piaga enorme, per esempio, del Mezzogiorno d'Italia è il lavoro in nero. E quindi anche su questo ci sarebbe da ragionare. E lavoriamo tanto in realtà e veniamo pagati poco e tra l'altro quando non lavoriamo non è perché siamo pigri, ma perché non c'è lavoro. Cioè, non so come dirlo, la mia regione, che è la Campania, la mia regione di provenienza, è una regione in cui la disoccupazione giovanile ha cifre astronomiche e ogni anno ce lo ricordano sempre i rapporti Svimez in quali condizioni versiamo. Per cui, diciamo, siamo anche un po' stanchi di questa retorica, anche di questa retorica della nullafacenza, che ha tanto fatto breccia nei cuori degli italiani e delle italiane nel corso degli ultimi anni, grazie, diciamo, a giganti della politica come Brunetta. Perfetto, quindi mi sembra che fra le varie proposte che avete nel vostro manifesto si parla di tante altre cose, ma mi sembra di capire che il lavoro è una parte particolarmente importante anche per te, credo, come elaborazione,
Ti chiederei se vuoi parlare ancora di questo argomento, entrando nel merito di cosa dovrebbe fare, secondo te, un soggetto politico? Quale potreste essere voi se poi voleste istituzionalizzarvi, presentarvi, che sappiamo che essere un passo enorme, molto rischioso per ogni forza che si presenti, in merito anche alla sua articolazione rispetto a quello che hai detto. Un po' ricordando, se ho ben colto il riferimento, a ciò che diceva Warren Buffett, il famoso nababbo che nel 2006 in quella intervista, credo al Wall Street Journal, diceva: sì, la lotta di classe c'è, soltanto è la mia classe a farla e vinciamo. Esatto. Quindi ti chiederei queste due cose come si potrebbero combinare in una Allora, postura io politica. guarda, fino a qua, ecco, abbiamo affrontato nello specifico quella che è la prima campagna che APA ha deciso di promuovere e che è tutta specificamente legata ai temi del lavoro e in generale è quella di una vita degna, perché appunto la liberazione nel lavoro è ancora uno degli strumenti per una vita degna. Però è anche vero, e questo vale la pena condividerlo, socializzarlo, ecco, è che noi abbiamo anche tra le priorità messo fin da subito tutto l'ambito, tutto l'asse legato al discorso ecologico, quindi anche tutta la questione legata all'ecologia. E questo te lo dico perché intanto sarebbe, come dire, anacronistico, no? Ragionare dei temi del lavoro senza porsi il tema del rapporto del lavoro e l'ambiente. E contemporaneamente perché sarebbe impensabile che un soggetto della modernità, della contemporaneità, insomma, non, che si ponga ancora nel solco dell'emancipazione, no? Non si ponga il problema di riuscire a fare un'elaborazione all'altezza di questi tempi. E quindi ecco, su questa questione specifica dell'ecologia, che ha a che fare, diciamo, nel nostro paese moltissimo. Ora con una trasformazione di carattere solo ed esclusivamente tecnologico, no? Anche il nuovo Ministero della Transizione Ecologica pare che abbia fatto una scelta ben precisa, cioè quella specificamente di ragionare di ecologia nel rapporto che si configura con l'innovazione tecnologica, senza appunto porsi veramente il problema della difesa degli ecosistemi, tanto per dirne una, e contemporaneamente anche lasciando che siano gli stessi che inquinano in qualche modo a poi fare la riconversione ecologica. Questi sono i grandi paradossi, no? Noi Cioè si dovremmo rimane fidarci. nelle logiche di mercato, insomma. Esatto, si rimane nella logica di mercato, cioè noi dovremmo Certo. fidarci degli stessi che hanno inquinato per tanti anni i nostri territori, no? Invece io penso, e questa diciamo è una misura che per fortuna dopo tantissimi anni di battaglie, almeno dal punto legislativo, nel nostro paese si è stabilita una cosa nel 2015, cioè il principio chi inquina paga. Non abbiamo ancora visto pagare nessuno, devo dire, o meglio, pochissimi abbiamo visto pagare, però ecco, fino al 2015 abbiamo visto invece al contrario tanti, troppi territori del nostro paese vittime di essere dei laboratori veri e propri di biocidio, almeno ecco anche l'elaborazione dei comitati, no? In questo senso ci viene in soccorso, cioè di chi ha fatto le battaglie sui territori, anche penso alla Terra dei Fuochi nella mia Campania, ma anche in generale a tutte le battaglie che si stanno facendo, che si sono fatte nel nostro paese contro le grandi opere e in generale ecco anche a chi cerca di tutelare il proprio territorio dalle speculazioni edilizie, dalla cementificazione, quindi anche in difesa del consumo di suolo. E questo è un versante che ci interessa tra l'altro a livello globale, e noi abbiamo costruito anche dei dibattiti all'interno appunto della pre-COP che si è tenuta a Milano qualche mese fa e che anticipava la COP di Glasgow. E ecco, da questo punto di vista, secondo noi ci sono i giovani e i giovani, o meglio, i giovanissimi e le giovanissime che ci danno una traccia perché ci dicono che è possibile far emergere una questione che Greta a capo di tutti e di tutte, però anche tante e tante che hanno riempito le piazze con i Fridays e che ci raccontano in fondo che esiste la possibilità di poter far diventare
egemonico un discorso che prima era di nicchia, era legato solo ed esclusivamente ai soliti ambientalisti. Ecco, in qualche modo c'era questa distinzione. Non naturalmente che le battaglie degli ambientalisti e degli ecologisti non abbiano valore, non è quello che voglio dire, però la straordinaria capacità e portata di queste lotte è stata quella di riuscire a farli diventare parte del senso comune, e quindi questa cosa, cioè di riuscire a far diventare senso comune, prima che cosa non lo erano, fosse pure la bottiglia di plastica che non si deve più usare e si deve usare la borraccia, la dico con una cosa che non riguarda il cambiamento del sistema produttivo, ma riguarda il cambiamento delle abitudini individuali che da sole evidentemente non fa il cambiamento vero, però comincia ad essere una cosa. Io da questo punto di vista credo che noi abbiamo bisogno di entrambe le cose, credo che noi abbiamo bisogno di rivendicare in maniera forte un cambiamento del modello produttivo, e il fallimento della COP di Glasgow purtroppo testimonia che invece i paesi vadano in una direzione completamente differente, e con appunto la richiesta dell'India di cancellare appunto la parola decarbonizzazione, e quindi di cancellare quella parte in cui c'era scritto eliminiamo la parola decarbonizzazione, e quindi sostituita da riduciamola gradualmente, è qualcosa che racconta bene in realtà in quale direzione stiamo andando, cioè in una direzione per cui evidentemente del nostro pianeta, degli ecosistemi, non se ne frega niente nessuno. Invece noi dovremmo ripensarli davvero anche nell'ottica, per esempio, del ripensamento delle città. Ma qua sto a fare veramente un volo pindarico, perché servirebbe invece ripensare la città non più nella dimensione funzionale del Novecento, e quindi anche qua non più solo ed esclusivamente i luoghi legati all'industria, non più solo ed esclusivamente i luoghi legati ecco, l'idea del pendolarismo, ma proprio ripensare le città anche in un'ottica di una mobilità differente, anche per ridurre l'inquinamento. Un po' ci sono alcuni paesi, alcune capitali europee che stanno ragionando in questa direzione, anche rispetto, per esempio, alla cosiddetta mobilità sostenibile. Mi sembra che nel nostro paese, soprattutto da Roma in giù, siamo tremendamente in ritardo, e questo appuntamento con la storia lo stiamo tremendamente perdendo. Però è un appuntamento che non riguarderà solo ed esclusivamente noi, la generazione di chi oggi ha 30 anni, 32 come me, ma riguarda appunto le future generazioni, ed è veramente preoccupante. Quindi ecologia, lavoro, sono, diciamo, i due temi importanti, e poi davvero ce ne sono tanti altri, però mi fermo specificamente su un'altra questione, solo per raccontare anche un po' come è fatta la nostra rete. Durante la pandemia, uno degli assi, cioè una cosa sulla quale i nostri attivisti e le nostre attiviste si sono particolarmente impegnati, sono state le attività di mutualismo a sostegno, diciamo, delle persone che è più in difficoltà, quindi anche l'organizzazione dei pacchi alimentari, cioè proprio di sostegno vero alle persone. E ecco, quindi il versante del mutualismo è una cosa che ci interessa tantissimo, e devo dire che anche l'esito delle ultime elezioni amministrative è stata per noi una cosa molto positiva, perché diverse tra le iscritte e gli iscritti di AIP che avevano deciso di metterci la faccia in questa tornata elettorale, oggi sono presenti nei consigli comunali e rappresentano in qualche modo anche un pezzetto dell'alternativa di quel mondo che vorremmo vedere fiorire, di cui stiamo parlando qua stasera, ecco. Benissimo, ma quindi abbiamo parlato di vari temi, il lavoro, l'ecologia, il mutualismo, e hai fatto soprattutto riferimento al fermento giovanile che ha determinato un po' la sensibilità al cambiamento climatico, cosa che in effetti era da tanto tempo, forse non si vedeva una partecipazione di ragazzi che andavano ancora a scuola. Quindi adesso, peraltro, credo che nei Fridays ci siano gli stessi ragazzi che hanno iniziato quando ancora andavano a scuola, qualcuno ha già finito la scuola e quindi già sta crescendo in questo senso. Ma ecco, secondo te, per costruire un eventuale nuovo soggetto politico che possa difendere i diritti dei classi subordinati, dei lavoratori, l'ecologia e questa sensibilità è un sufficiente motore di energia politica?
che può dare lo slancio, che può ridare una nuova forza ad una nuova egemonia sulla società, oppure è soltanto un pezzetto del problema che va incastrato in una costellazione più ampia? Io penso questo, avevo eluso, giuro, non volontariamente la domanda sul soggetto politico, ma solo perché nel frattempo mi ero persa nelle chiacchiere che facevo. Senza dubbio, noi abbiamo, ecco, il quadro che abbiamo di fronte a noi, almeno nel nostro paese, sul piano politico è desolante. E non abbiamo dei soggetti politici di riferimento. App non avrebbe ragione di esistere se avessimo un soggetto politico di riferimento. E questo vale la pena dirlo subito perché, appunto, che urgenza avremmo avuto di mettere su un'associazione se avessimo avuto un posto più largo, più ampio, più plurale in cui interrogarci? E io su questo, cioè, diciamo, cioè, mi auguro che prima o poi venga fuori una soggettività di questo genere, cioè io ci credo tremendamente, perché penso che serva senza dubbio rappresentare le persone di cui noi parliamo, le persone che siamo noi, perché poi non è che noi parliamo per altri, cioè parliamo anche delle nostre condizioni, non so come dire, non ci abbiamo. Secondo me, una delle cose sulle quali noi dovremmo puntare, ecco, tu dicevi prima, la classe, come si rappresentano i subalterni, ecco, come facciamo a soggettivarli politicamente? E, intanto restituendogli la voce che non hanno avuto nel corso di questi decenni e quindi farli parlare dalla viva voce. E molto spesso questo ha riguardato le donne, molto spesso questo ha riguardato i migranti, molto spesso questo riguardato e riguarda non, anche al presente, riguarda tutte e tutti coloro i quali sono fuori dal maschio bianco eteronormato, non so come dire. Intanto ecco, questo è il chi e il come, quali sono le cose. Secondo me noi potremmo senza dubbio tenere assieme quello che siamo, quello da cui veniamo con quello che vogliamo diventare. Non c'è dubbio che un pezzo della nostra tradizione politica sia ancorata anche alle ragioni del movimento operaio. Quindi il lavoro è una delle questioni fondamentali, senza dubbio. Ma è anche vero che il lavoro non è tutta la vita e quindi noi abbiamo necessità di provare, grazie per fortuna io dico, non è tutta la vita perché altrimenti saremmo pronti anche allo sportello psicologico. Contemporaneamente abbiamo bisogno, come dire, di innestare alcune cose all'interno di questo nostro portato storico. E innestarlo significa metterci dentro anche l'ecologia, però non nel senso appunto solo ed esclusivamente, cioè io non credo che a noi ci serva una spruzzatina di ecologia, una spruzzatina di femminismo, una spruzzatina di, cioè non ce l'ho la ricetta, questo non sono in grado di dirlo. Credo che noi però possiamo avere il ruolo, questo è quello che possiamo fare al momento, il futuro non è scritto e spero che riusciremo a scriverne un pezzetto con tutti e tutte quelle, perché App non è assolutamente autosufficiente, è una piccola organizzazione, nella direzione appunto di provare ad avere le coordinate per una nuova soggettività politica. All'orizzonte io non la vedo al momento, chiedo scusa per la nota di pessimismo, però penso che esistano, e questo è il tentativo che noi dovremmo fare, ma tutte e tutti insieme che si pone questo problema, tante e tanti che in giro per l'Italia facciano delle esperienze straordinarie, anche in ambiti differenti. Tenere insieme per esempio tutto il mondo dei giovani che per esempio provano a riqualificare i propri territori e che fanno progetti anche di rivalutazione sociale delle proprie terre, sia dal punto di vista per esempio del riuso sociale dei beni confiscati alle mafie, tanto per dirne una, o anche delle piccole e grandi imprese di valorizzazione culturale o anche di valorizzazione di rigenerazione, di quella che si direbbe rigenerazione urbana di alcuni territori. Ma perché no? Ecco, le cooperative, questi giovani che si mettono insieme, ma perché
che bisogna lasciare a qualcun altro la rappresentanza di questa, di questo pezzo di società. Questo pezzo di società a volte siamo anche noi che ci mettiamo in gioco, che non vogliamo abbandonare le nostre terre, che vogliamo in qualche modo dare il contributo per costruire futuri migliori per queste, per queste, per questi territori abbandonati a loro stessi. E questo è un pezzo è senza dubbio anche, come dire, il mondo dal quale proveniamo noi, cioè tanti e tanti di noi, il mondo del lavoro sfruttato, il mondo del lavoro salariato in maniera ingiusta, e quindi riguarda in maniera trasversale. Al momento, secondo me, ne possiamo puntellare il dibattito pubblico, possiamo dire quello che ci interessa che venga discusso, e, no, e in maniera forte farlo a partire appunto dalle nostre condizioni materiali, dal motivo per cui appunto abbiamo ragionato della campagna sul salario e sul reddito e della proposta che portiamo in giro per l'Italia, che nei prossimi mesi speriamo cresca sempre di più anche in termini di consenso. Sul soggetto politico, beh, staremo a vedere. Ok, va bene. Penso si possa chiudere con questa nota un po' dubitativa, però con il proposito di continuare a fare egemonia nella società parlando di questi temi. Mi pare di poter sintetizzare quello che hai detto, di tenere insieme varie differenze su alcuni assi portanti, se ho ben inteso, lavoro, ecologia, eccetera, eccetera. Ho capito bene come può andare come riassunto? Assolutamente sì, assolutamente sì. Perfetto. Tanti auguri per il vostro incontro che ci sarà fra 3 giorni. Grazie per essere stata con noi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Rimaniamo nell'urgenza della politica. Ciao. Grazie, ciao, buona serata.